Alla fine di questo video saprai come regolare la luminosità utilizzando i fotogrammi chiave di Filmora 10. Continua a guardare! Ciao ragazzi, sono Johnny di Wondershare Filmora. Aspetta un attimo. Ciao ragazzi, sono Johnny di Filmora, qui per migliorare il tuo talento di creatore di video. Hai mai desiderato che l'illuminazione complessiva delle tue riprese cambiasse nel tempo? Magari vuoi l'effetto di un fulmine. Forse desideri che la tua ripresa diventi improvvisamente scura e sinistra. E hey, siamo nel 2020, tutto è possibile. Forse una cometa si schianterà sulla Terra e ci annienterà tutti. O forse vuoi fare qualcosa di un po' più raffinato. Qualunque sia la tua motivazione, oggi daremo un'occhiata a come regolare la luminosità. La novità di Filmora 10 è il keyframing, una funzione davvero potente che permette di animare in modo personalizzato la scala, la posizione e l'opacità delle tue clip. Se non hai familiarità con il funzionamento del keyframing su Filmora 10, ti consiglio vivamente di dare un'occhiata al nostro recente video al riguardo qui sopra o nel link in descrizione. Oggi useremo i keyframe per realizzare i vari punti di esposizione. Cominciamo con un esempio di luce per le nostre riprese che riproduca l'effetto del fulmine o di un flash di una macchina fotografica. Qui abbiamo il nostro filmato sulla timeline e vogliamo animare l'esposizione per rendere tutto più luminoso in certi momenti. Nel nostro pannello multimediale in alto a sinistra cerchiamo la voce della barra laterale chiamata colori di esempio. Troviamo il colore bianco e trasciniamolo sulla traccia sopra il filmato. Estendiamolo per coprire l'intera lunghezza della nostra clip. Quindi facciamo doppio clic su questa clip bianca e nelle impostazioni video impostiamo la modalità di miscelazione in sovrapposizione. Il passo successivo sarà quello di mettere i keyframe per l'opacità di questa clip bianca. Andiamo alla scheda animazione e facciamo clic sulla scheda personalizza. Ora, se giochiamo con l'impostazione dell'opacità, noteremo che l'esposizione dell'immagine cambia. Troverò il punto dove iniziare la mia animazione e imposterò l'opacità a 0 per riportare la nostra clip alla normale esposizione. Questo dovrebbe creare un fotogramma chiave sulla nostra timeline. Vogliamo che l'esposizione sia un lampo molto rapido, quindi muoviamoci di solo un fotogramma in avanti sulla timeline. Quindi regoliamo il cursore dell'opacità fino a quando l'immagine non sarà sufficientemente luminosa. Questo creerà un nuovo keyframe. Infine, facciamo in modo che la luce brillante si smorzi più lentamente rispetto a quando è arrivata. Per fare questo, ci muoviamo di circa 6 fotogrammi in avanti e trasciniamo il cursore dell'opacità fino a 0. Possiamo andare avanti e ripetere questo processo più volte se vogliamo più lampi di luce, e questo è il risultato che dovremmo ottenere. Ora diciamo che vogliamo abbassare gradualmente l'esposizione di un filmato su Filmora. Per questo esempio faremo in modo che questa clip sembri diventare gradualmente più scura, similmente a come abbiamo reso tutto più luminoso nell'ultimo esempio. Solo che questa volta prenderemo il colore nero invece del bianco e lo metteremo sulla traccia sopra il nostro filmato. Poi, come prima, facciamo doppio clic sulla clip nera e cambiamo la modalità di miscelazione per sovrapporla. Ora vedremo che, giocando con l'opacità di questa clip, questo influirà sull'opacità della clip sottostante. Andiamo sulla scheda animazione e assicuriamoci anche di essere nella sottostante scheda personalizza. Andiamo vicino all'inizio della clip e impostiamo la nostra opacità a 0. Poi andiamo avanti di circa un secondo sulla timeline e trasciniamo l'opacità fino a quando la clip non sarà sufficientemente scura. Ed ecco la clip diventare realisticamente più scura. Questo era un rapido sguardo a come usare i keyframe per regolare l'esposizione su Filmora 10. Ci sono modi in cui pensi di usare queste tecniche o qualsiasi altra cosa che vuoi imparare sull'uso dei keyframe su Filmora 10? Faccelo sapere nei commenti qui sotto. Non dimenticare di iscriverti e continua a creare!